Buonasera, buonasera onorevole, buonasera. Buonasera, buonasera a lei, salve. Marcello Gemmato, onorevole Marcello Gemmato che abbiamo invitato, eccolo qua. Allora, non so se da quando ci sta sentendo, perché l'ho vista qualche istante fa, stiamo parlando, onorevole, di questa fake, presunta fake che ieri, perché è una fake della quale tutti quanti conoscevamo ufficialmente dalla bocca di Emiliano, quella che lui intendeva come zona rossa rinforzata, è uscita sulla Repubblica, è uscita su tutti i giornali, poi stranamente è arrivata una questa fake ben precisa e molto simile a quella che poi erano il contenuto delle dichiarazioni di Emiliano, è arrivata sui social. Noi l'abbiamo pubblicata, ad esempio, quando abbiamo avuto una fonte autorevole. Io ho avuto il messaggio da una fonte autorevole e mi fermo qui, perché Emiliano ha detto che ricorrerà alla magistratura, e io mi auguro che questo avvenga, perché così magari arriveremo alla fonte di chi ha messo in giro questo, perché io un'idea mia ce l'ho e l'ho manifestata, che Emiliano ha fatto tesoro di alcune cose, tipo dell'ordinanza scuola sì, ordinanza scuola no, eccetera eccetera. Questa volta ha fatto un sondaggio e ha autorizzato la presunta fake buttandola per vedere la reazione della gente. Poi ha detto: attenzione onorevole, ha detto che è una fake, ma non la notizia era una fake. Gliela faccio vedere un istante ora. Ha smentito, in realtà, secondo lui, la notizia falsa è praticamente, vediamo se riusciamo a vederla, eccola qua, non è la notizia falsa, è falsa l'entrata in l'ufficializzazione, l'entrata in vigore, sulla entrata in vigore di misure, sull'entrata in vigore, quindi non la notizia è falsa, è l'entrata in vigore, l'ufficialità di questa notizia l'ha ritenuta fake news, non il contenuto, cioè è una cosa assurda. Non so se lei l'ha letta sui giornali, ha letto questa polemica. Purtroppo, non, per chi conosce bene come me Emiliano, nulla di nuovo, se non fosse che si sta giocando con il destino e con la vita di tanti pugliesi, ecco. Perché io, diciamo, sono stato consigliere comunale quando lui era sindaco, evidentemente alla sua opposizione, e lui giocava, come giustamente lei diceva, con questa tecnica di comunicazione nel dire tutto il contrario di tutto, creava un caos comunicazionale dal quale poi soltanto lui riusciva ad emergere. Immagino stia facendo la stessa cosa. E mi permetto di dire, di aggiungere dell'altro, visto che ho, diciamo, il vero, uno dei pochi veri privilegi rimasti ai parlamentari è quella dell'immunità parlamentare sui reati di opinione, quindi su ciò che si tranne dice. Che per i giornalisti, onorevole. Sì, infatti. Quello è un'altra cosa grave. Per libertà di stampa siamo agli ultimi posti al mondo in Italia. Questa è un'altra cosa grave e solidarizzo con voi, perché poi sentire che un presidente di regione voglia querelare un giornalista nell'esercizio della sua funzione, peraltro attingendo, come sentivo, a delle fonti autorevoli, fa un po' rabbrividire e siamo ai limiti del regime. Però al netto di questo, ecco, dicevo, abuso della mia immunità parlamentare per anche dire dell'altro, aggiungere dell'altro. Insieme alla dottoressa Di Giorgio abbiamo tenuto una diretta e abbiamo attenzionato tutto quello che era legato al cosiddetto ospedale in fiera. Lo voglio ricordare in tre battute, un ospedale che parte nel dover costare 8-9 milioni di euro, si è arrivati a 17, pare si concluda a 20 milioni di euro. Un appalto appunto aperto e chiuso in pochi giorni, in 5 giorni, un appalto che peraltro vede la consegna dei lavori il 15 di gennaio, si apre dopo un paio di mesi, doveva servire per rendere 161 posti in terapia intensiva, ne rendono soltanto 14, il resto sono posti Covid ordinari. Mi scusi onorevole, ma questa sì, è una fake pure questa, cioè, è una fake, perché lei ha detto, ha toccato due punti dolenti e noi li abbiamo trattati, noi stiamo dando fastidio un po' a qualcuno. Ha parlato di un affidamento di lavori a due aziende, sono state scelte per un affidamento di lavori, e questo affidamento di lavori è stato dato con un ribasso solo del 12% a una delle due aziende
che mi fermo qui perché poi da di Altamura poi ci fermiamo perché probabilmente sì, guardi, è la... il dubbio che io ho, ora senza dire ecco senza fare giustizialisti, anche perché sta intervenendo la magistratura e noi quando interviene la magistratura, come si vuol dire, alziamo le mani e confidiamo che la stessa possa portare a dei risultati di verità. Però dico anche un'altra cosa, se io fossi la seconda delle aziende che ha vinto e vedo che in due settimane l'ammontare raddoppia, cioè io ho partecipato a una gara d'appalto dove mi si diceva che la base d'asta era il 10%, da 10 milioni. Faccio un ribasso, come diceva lì giustamente, del 12, si chiude intorno agli 8 milioni e 8. Di lì a due o tre settimane scoprono che invece di essere spesi 8 milioni e 8, si sono spesi 17. Io certo. Se fossi un secondo avrei ricorso, ho detto guardate, io ho fatto un ribasso partendo da 10 milioni, non da 17 pare da 20, se no probabilmente avrei fatto un ribasso del 20% essendo la mole del capitale più ampia. Nulla neanche su questo. Lei dice praticamente, facciamo capire alla gente che ci sta seguendo, dice se uno ha fatto un ribasso del 12% su una base d'asta di 8 milioni di euro, 7, e poi è aumentata di altri 10 milioni, probabilmente su quei 10 milioni non è più il 12% che ha fatto, ma forse ha preso di più di quanto avrebbe preso facendo un ribasso su 18 milioni di euro piuttosto che di 8 milioni. Perfetto. È questo, in realtà è così. Anche la seconda, no? Che dice la seconda che ha perso, che evidentemente avrà fatto un ribasso più basso e quindi ha perso in forza di quello. Se avesse saputo che la mole era di 20 milioni di euro, probabilmente avrebbe fatto un ribasso più alto. Perché? Perché è chiaro, i costi fissi si abbassano, l'aumentare aumenta, probabilmente avrebbe dovuto. No, però diciamo non ricorre, diciamo che va tutto bene, se ne sta occupando la magistratura, noi osserviamo quanto dice la magistratura. Però la riflessione che voglio fare qual è? È che la montagna ha partorito il topolino, perché 161 posti di terapia intensiva, quindi un dispendio di quattrini per 161 posti di terapia intensiva. Ne attrezzano soltanto 14. Se si parla di posti ordinari, avrebbero potuto riaprire. Io parlo per la provincia di Bari, che conosco meglio: l'ospedale di Terlizzi, l'ospedale di Trigiano, il Falacara di Trigiano, l'ospedale di Grumo, l'ospedale di Putignano. Penso alla provincia di Taranto, lo potete dire voi, Grottaglie, potete dire voi, ce ne sono tantissimi che potevano essere riadattati e non si spendevano i 20 milioni. Anche a 200 metri stesso dall'ospedale in Fiera c'era una struttura ben attrezzata che poteva essere utilizzata, 200 metri. Sicuramente. Cosa voglio dirvi però? Perché tutto questo preambolo? Perché non voglio che lo stesso Emiliano, attenzione, che è comunicativamente diabolico, stia creando le precondizioni anche, diciamo, di ansia collettiva per dire guardate, siamo in una situazione disastrosa e stiamo in una situazione difficile e questo lo affrontiamo, per giustificare l'esistenza dell'ospedale in Fiera e quindi quei posti ordinari messi lì. Allora, secondo me la costruzione è questa, zona rossa, zona super rossa, zona marrone, zona nera, zona tutto, per dire avete visto, abbiamo fatto bene a... questo è un certo giornalismo, sta seguendo Emiliano su questo piano, quando invece regolarmente, se si trattava di posti, lo voglio ripetere, di terapia normale, Covid ordinaria, si potevano attrezzare tutti gli ospedali chiusi, pressoché nuovi, che potevano essere rimessi e quindi potevano riportare sicurezza alle comunità, perché se io ho la nonna, la mamma anziana, dico la ricovero nel mio stesso paese e lì sono più sicuro, o comunque anche economia, tranquillità sociale. Invece si è fatto il contrario di ciò che ha detto il Ministero della Sanità, perché il Ministero della Sanità nelle sue diciamo prescrizioni ha detto i nuovi posti di terapia intensiva allocateli laddove già ci sono dei posti di terapia intensiva. Perché questo? Perché essendoci penuria di anestesisti soprattutto, essendoci penuria di infermieri, se faccio un esempio, i 14 posti si fossero realizzati aumentando di una unità per ogni reparto di terapia intensiva esistente a Taranto, a Bari, a Policlinico. Al primario si diceva guarda, mi devi aggiungere un letto, dovete fare un po' di straordinario, ve lo paghiamo, però invece di curare 30 ne curate 31 e 32 e avremmo evitato di spendere. Abbiamo
Onorevole, stiamo avendo tantissimi messaggi, però ora lascerò anche a Paolo per fare una domanda, però le voglio dire una cosa, stiamo parlando di fake news, qualcuno scrive messaggi e non ha capito il senso di questa trasmissione né quello che abbiamo detto, mi dispiace, non ha capito Piero Angelini, non ha capito, poi magari mi spiego meglio per far capire. Allora, quando a San Valentino sono stati dati dei dati fasulli, confezionati per rimanere in zona gialla, quando noi già con i dati alla mano dicevamo che eravamo da zona rossa, allora in quel momento quella era una fake news o era una notizia, una notizia, come la chiamiamo quella notizia là? No, siamo rimasti, prego, Anna Rita. No, perché lì non è che eravamo per rimanere in gialla, lì eravamo arancioni e c'è stata una lettera infrasettimanale che è venuta dopo una protesta dei ristoratori, con cui lo palco ha detto alla cabina di regia che valuta le varie, insomma, i vari 21 indicatori, ha detto: scusate, mi sono sbagliato, ho dato dei numeri errati, io ho dovuto fare accesso agli atti dell'Istituto Superiore di Sanità per avere questa lettera, perché ovviamente non è pubblica. E in un solo giorno sono aumentate le terapie intensive di 100 posti, mentre quelle attivabili sono ancora ad oggi sempre 80. Quindi non si sono, cioè lui ha trasformato quelle attivabili in attivate, non diminuendo le attivabili, e soprattutto non ha aumentato il personale. Infatti io, dopo aver fatto l'accesso agli atti, avevo scritto un articolo su questa roba qui, e facevo una domanda, dicevo: oggi è tutto ok, siamo passati in gialla grazie a questo giochino, a questo errore ammesso, perché poi dico, siamo un errore ammesso, però non c'è stato tutto il belame che c'è stato per la Lombardia, perché ovviamente Speranza a Emiliano lo copre, invece alla Lombardia aveva mandato la lettera dicendo hai sbagliato a mandare gli indicatori, i dati. Quindi che cosa è successo a quel punto? Io facevo questa domanda, dicevo: va bene, adesso tu l'hai passati, tanto sono vuoti, non c'è problema, ma il giorno in cui questi posti dovessero riempirsi e dovesse essercene bisogno realmente, come giustifichi il fatto che in realtà li hai attivati ma non ci sono, non esistono, non, certo, non ci sono. Anna Rita, ti chiamo in causa, Anna Rita, ti chiamo in causa arrivati, perché sei stata, hai firmato un articolo per me, da fuori classe, sul Foglio, citando proprio il ministro Speranza, che in una audizione alla Camera dei Deputati mercoledì scorso, rispondendo ad una precisa domanda dell'onorevole Marcello Gelmato, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, ha chiaramente detto che il piano vaccinale è unico, non ci sono piani vaccinali per ogni singola regione, e tu, prendendo spunto da questa risposta del ministro Speranza all'onorevole Gemmato, hai ben precisato che i furbetti veniteli a cercare in Puglia, stiamo parlando di piano vaccini. Quindi ti lascio la parola per introdurre questo argomento proprio con l'onorevole Gemmato, che ha stimolato quella risposta del ministro Speranza. Sì, guarda, questa cosa purtroppo piace, perché ci abbiamo tutti sperato in questo governo e anche loro continuano a dire che è cambiato il piano vaccini. Da ultimo lo sentivo ieri in un'intervista della Gelmini, la stessa cosa ha fatto Speranza, ma l'ha detto anche Draghi in conferenza stampa, ha detto abbiamo cambiato il piano vaccini, è una vergogna che le regioni vadano ognuna di, insomma, come in base ai suoi criteri, e che comunque ci sono delle disparità evidenti che non riguardano soltanto la percentuale di persone vaccinate, ma la tipologia di persone vaccinate, perché appunto, come abbiamo imparato in questi giorni, non è una gara a chi vaccina di più, ma chi vaccina di più le persone che in realtà ne hanno bisogno in base alle priorità che ci sono state indicate in questo momento. Per cui il piano vaccini in realtà è ancora quello dell'8 febbraio, che era stato fatto col governo Conte, non è stato ancora cambiato. È stato presentato un nuovo piano vaccini in conferenza Stato-Regioni, ma nonostante, appunto, ripeto, Speranza, Draghi e la Gelmini dicono che è in vigore questo nuovo piano, che quindi le priorità sono solo ed esclusivamente quelle per, oltre che le fragilità, per età, in realtà ancora le regioni stanno procedendo, e l'abbiamo visto dai dati che ha pubblicato ieri il Corriere della Sera,
tra cui appunto la Puglia è la terz'ultima per over 80 vaccinati, stanno procedendo secondo le proprie categorie. Tant'è che, vabbè, in realtà loro rispondono e dicono non abbiamo i vaccini, in realtà i vaccini ce li hanno e stanno continuando a farli con i vecchi piani. Per cui questo che può sembrare un dettaglio, in realtà sta creando tantissimi disagi, perché in queste ore purtroppo continuano a morire persone che in realtà si sarebbero potute salvare se avessero avuto il vaccino. E quindi può parlarne l'onorevole Gemmato meglio di me. Vabbè, poco da aggiungere, Anarita, a ciò che hai detto. Sostanzialmente ci troviamo di fronte all'ennesimo, anche qui, fake news, perché innanzitutto, allora, io vorrei specificare una cosa: l'invenzione delle fasce di vaccinazione, secondo me, è un'arma di distrazione di massa che viene, come dire, messa in campo da questo governo nel momento per coprire la più grande delle mancanze, ovvero il fatto che sia stata fatta una trattativa a livello europeo, quindi unica europea per l'acquisizione dei vaccini, e noi ci siamo trovati senza vaccini. Questo è il tema, perché se noi avessimo fatto come ha fatto l'Inghilterra, come ha fatto Israele, come ha fatto la Serbia, come ha fatto l'America, cioè acquisizione dei vaccini sul libero mercato, noi ci troveremmo oggi a vaccinare non fasce, ma la popolazione. Disporremo già di 20, 30, 40, 50 milioni di fiale da inoculare e le inoculeremo ancora a tutto il popolo, diciamo, italiano. Creare le fasce serve ad alimentare un dibattito che distrae dal tema principale, cioè la loro incapacità nell'acquisire vaccini. Ma chi, cioè, qual è, e questo mi preme dirlo, io l'ho detto il 30 di gennaio del 2020, cioè il fatto delle vaccinazioni. Qual è il ministro della sanità che non pensa che per uscire da una pandemia bisogna vaccinare la popolazione e quindi bisogna acquisire i vaccini? Questo è il tema. Non l'hanno fatto, si sono affidati alla contrattazione europea, la contrattazione europea si è dimostrata manchevole, noi non abbiamo i vaccini, si fanno divertire sul piano vaccinale per dire chi dobbiamo vaccinare prima o dopo. Bisognava vaccinare tutti gli italiani. Detto questo, fatto questa doverosa premessa, è evidente che qui non c'è questo piano vaccinale. È evidente che la riforma del titolo quinto della Costituzione in materia di sanità offre sostanzialmente 20-21 regioni diverse, che in questo momento diventano 20-21 repubbliche. In Puglia, per chi non lo sapesse, hanno vaccinato gli amministrativi, persone contro le quali non abbiamo niente, ma persone che stavano in smart working a casa e so perché lavoravano al Policlinico piuttosto che in ospedale, però lo ripeto, in quel momento in smart working a casa si trovano vaccinati. Poi soggetti fragili, ultraottantenni, pluripatologici, in questo momento non hanno ancora il vaccino, che sono quei soggetti purtroppo e quelle fasce d'età e popolazioni, diciamo, cluster di riferimento che hanno un'elevata mortalità. Ora, rispetto a questo, nulla. In tutto questo si innesta, e concludo perché veramente potremmo dedicare, Certo, e io vedo anche altri ospiti che dobbiamo far intervenire, anche perché continueremo a parlare dei vaccini, perché tra poco avremo un'altra voce autorevole, il dottor Monopoli, ne sentiremo. In realtà è chiara, ripeto, si sta parlando di Franco, altri, La Fonte, il per deontologia, io vorrei farvi vedere, il giornalista rispetta nel momento in cui La Fonte chiede di rimanere riservata in tutti gli altri casi, non la cita, quindi solo è obbligato in qualche modo a diffondere nel momento in cui c'è proprio da parte della magistratura un invito a farlo, quindi noi le fonti dobbiamo rispettarle. Questa è deontologia, non tutti la pensiamo nello stesso modo, però noi ci riserviamo, ci rispettiamo quello. Allora, ripeto, noi non abbiamo, e chiudiamo, io ringrazio l'onorevole Gemmato che è sempre molto disponibile su questo. Poi una domanda che mi vorrei fare a lei che è parlamentare. Allora, perché Emiliano parla che siamo i più bravi in Puglia a fare i vaccini, quando invece di parlare che
perché in Puglia in proporzione con la popolazione arrivano meno vaccini di tutte le altre regioni in Italia? Cioè, io non riesco a capire perché, com'è che la notizia dobbiamo darla in un modo sbagliato? Cioè, perché arrivano in Puglia meno vaccini in percentuale con la popolazione? Siamo agli ultimi posti d'Italia, ci mandano quello che ci possono mandare, invece lui dice sì, però noi riceviamo due soli vaccini, però ne facciamo uno, quindi abbiamo fatto il 50%. No, ne hai fatti due vaccini, non il 50%, ne hai fatto uno. Quindi però, questo è che non riesco a capire. Ricordava, con una percentuale di somministrazione dei vaccini nei soggetti ultra ottantenni siamo forse al terzultimo posto in Italia, con una mortalità per Covid tra i primi in Italia, sicuramente al meridione, e in percentuale alla popolazione siamo tra gli ultimi in Italia, perché non esiste il territorio, le USCA non si sono attivate veramente. Se qualcuno ha avuto la sventura di avere il coronavirus, per avere un tampone o per essere liberati si aspettano giorni da soli a casa, gli operatori sanitari sono vessati, hanno sospeso i ricoveri, cioè c'è un quadro drammatico, veramente drammatico, e purtroppo tanto è. Certo. No, ma volevo dire anche il fatto che, siccome prima parlava della fiera, il fatto di non vaccinare le persone che poi in ospedale, oltre a muoverci in ospedale, a morire in ospedale ci vanno, lo riempiono, quindi c'è il sovraffollamento ospedaliero, anche perché non vengono vaccinate le persone che appunto dovrebbero per prima essere vaccinate, ma proprio rispetto a prima all'ospedale in fiera che dicevi dei posti che devono aumentare, in realtà non è così, perché sempre vedendo attentamente i posti giorno per giorno come vengono segnalati sull'Agenas, con l'apertura finalmente dell'ospedale in fiera in realtà non c'è stato neanche un posto in più. Perché cioè, che cosa ripeti? Ma ci sono solo posti in più, è stato semplicemente trasferito quei 14 posti dal policlinico alla fiera. Quindi non abbiamo neanche posti in più. No, ma qualcuno ha parlato, l'altra sera hanno parlato di una strategia mussoliniana, questa qua, quella dei carri armati, cioè, abbiamo avuto degli autorevoli, erano sempre gli stessi carri armati che passavano e facevano vedere di avere una forza potente in campo. Grazie all'onorevole Gemmato, a presto, buon lavoro.